Signori, che dire? Salve a tutti, benvenuti su Kings Live Corporation e continuiamo la partita di God of War. L'ultima live è stata fantastica, che dire? Grandiosa. E vabbè, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kings Live Corporation. E niente ragazzi, continuiamo a giocare a questo piccolo capolavoro. Grande capolavoro. Solo che prima. Ah, salve, buonasera. Solo che prima di continuare devo fare una cosa. No. Sì, ok, un attimo, 2 secondi. Sì. Eccomi, Eccomi. 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 Così? Così? Così va Così va bene. bene. Così va Così va bene. bene. Ok. Stavo aggiustando il microfono da. Che cosa volete? Allora. Ci vedo. Eravamo rimasti che. Ehi, la voce della spada. Dice che possiamo andare di qui. Basta. Nel regno Slime abbiamo. Basta, finito. Stop. Ora, finalmente, dico finalmente. Andiamo avanti con la missione. No. Abbiamo. Nuovo potere, e niente. E abbiamo potenziato il guanto di Thanos, inutile. Abbiamo fatto anche oro. Ok, andiamo avanti con la missione principale del gioco. Andiamo da di qui e bla. Giusto, dove eravamo rimasti? Ah, sì. Groa, la custode del sapere, cercò il marito nelle sue visioni, ma scoprì invece il Ragnarok. Quando Odino venne a sapere della profezia finale, decise di derubarla del suo sapere e tenerselo per sé. Groa conosceva Odino perché si recava da lei per i suoi servizi e lo accolse nella biblioteca da anni. Ma non sapeva che il responsabile della scomparsa di suo marito era Odino. Il quale aveva usato un sortilegio per nasconderne la morte per mano di Thor. Sorridendo, Odino la prese per la gola e con le sue stesse mani la privò della biblioteca e della vita. Sapevo che Odino era cattivo, ma è così. Spietato, barbaro, senza cuore. Odino ha fatto così. In effetti dovremmo starcene qui seduti in silenzio per un po' a riflettere su quanto possa essere crudele. Allora, riflette ancora. Voi ti hanno portato via troppo presto. Voi che siete vivi. No, mi interessa. Davvero. Ragazzo, posso? Ragazzo. Presero tre ossa della mia dolce Gulfig e le sparpagliarono. Ah, beh, lo scalpello speciale è oltre questa porta. Andiamo! Andiamo.
scusate ragazzi, due secondi. Scusate che mio gatto rompe il cazzo. Sto iniziando a migliorare. Andiamo avanti, dai. Padre, forse dovremmo cercare. Perché? Hai sentito? Potremmo parlare di nuovo con la mamma. Se stiamo attenti al trailer. Ragazzi, questo sta. Che cosa? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Tao. Che nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere antico. Tao sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rintu, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Poc! Il gigante colpì suo figlio. Rintu scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamu lo inseguì, ma nella sua confusione si ritrovò a pagare per lui vita, solo e smarrito. Purtroppo attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di nuovo, lontana da casa. Thor. E poi, cos'è successo? Lo vedrai. La uccisi. Oh no, cadde su un villaggio. Già, quando cadde, Tamur distrusse un luogo incantevole devoto al dio Vanir. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato. Scusate un attimo ragazzi. Qua ragazzi. Grazie. Idea sua. Allora. E i sopravvissuti? Oh, Tamu
Tamur era un gigante di ghiaccio. Il suo ultimo respiro ha congelato tutto. Dello scalpello, ci serve la sua magia. Nemici più avanti. Attacchiamo. Tanto è ERA e ERA, manca solo I e I. Scusate raga, mi ho stortito le orecchie, sicuro. Sopra di te, occhio! Oh. Quasi pronto! Solo EA Sports. Cosa dici? Offriamo a Njord il bottino del vento. Ah sì, i pescatori venivano qui a pregare e venerare Njord perché placasse i venti e il mare. È lì fa secca dell'albero del buco. Okay.
Atreus, da me. Ok, arrivo. Andiamo, sappiamo esplorare tutto, e abbiamo fatto. Aspetta, vediamo un po' la mappa. Passaggi mistici. Vabbè, perché sta sotto. Ho un'idea. Davvero? Non sorprenderti. Senza offese, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Bene. Guarda per te, Sindri. Questo è un easter egg, eh? Questo qua, questo volatile alla mia sinistra. Questo c'era pure per terra in God of War 3, per chi non l'avesse fatto. Wow, è stato fantastico quel colpo. Tieni, prendi. Hai sprecato da me la perfetta mente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. Diventi invisibile. In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni. Ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non sembra funzionare sui draghi, però. Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me. Il fiato gli puzzava di idromil. Gliel'hai fatta toccare di nuovo. Forza, andiamo! Ecco perché Brock era nel tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Ok, ora zitti. Mi serve assoluto silenzio per questo. Ecco. Forza! Forza.
sarà utile. Cosa posso fare per te? È stata una visita di cortesia. Allora, la tua idea? Non ci arrivi. Conoscendoti, non rimarremo di certo a te. Esatto. Ma come va? Allora, fammi sentire bene, eh? Roma! Sì, sì. Troveremo come rompere il ghiaccio e prendere la punta dello scalpello. No. Ci penso su. Qui troveremo... Sapevo però che Thor fosse già andato a massacrare il giorno. Cosa c'entra Gagan una guerra tra... Noi, ragazzi, è questa la tragedia. Non si erano schierati, ma la paranoia di Odino è inferiore solo alla sete di sangue di Odino. New horror. La minchia. Vai, frate. Un altro critico. E ora? Addio effetto sorpresa. Beh, ora un altro cinghia. Cosa?
perché stiamo salendo quando dovremmo scendere? Pensa. Beh, la punta è sotto molti strati di ghiaccio, il calore non funzionerà. Già, già. E non c'erano cristalli esplosivi che avrebbero potuto colpire. Quindi escludiamo. Già, già. Potremmo rompere il ghiaccio, ma avremmo bisogno di qualcosa di molto pesante per... Oh, ora guardi. Vicino allo scalpello. Non può. Perciò vi facciamo cadere e poi vediamo che cosa succede. Quindi il tuo piano è più demontato. A volte sono un mago, guarda. Il pavimento è crollato. Una masca di sabbia, ma non ci arriviamo. Entrambi no. Ragazzo. Inverno, autunno, primavera, estate. Che cosa dice? Dice? Quando il tempo è confuso e retro, la via avanti va in via. In che senso si viene? Questi signori, le stagioni. Sì, ma sono in disordine. Non dovrebbe essere inverno, primavera, estate, autunno. Perché dall'inverno? Una canzone che cantava mamma. Oh, la conosco. Inverno! Zitta, testa. Non sopporti la musica. Atreus, quella parola. Fola, ossia resiste. Prova. Fola. Dei Vanir giocavano con l'abilità di fermare il tempo. Era la preferita di Dio. E poi hanno smesso. Perché? Beh, se fermare il tempo impediva al sole e alla luna di sfrecciare nel cielo, sfortunatamente però non impediva ai vivi di inseguirli e tentare di azzardare. Quindi hanno deciso di non giocare più con il tempo. Thank you.
Non a te. Stavo scherzando, brontolone. E spingi con forza. Signor sì. Come scegliamo? Saltiamo. Davvero? Forza. Non aver paura. Perché aver paura? Tengo io. Tu sei pazzo, lo sai, vero? Tutto bene. Bene, dovremmo muoverci. Talento nel distruggere le cose. Piedi ripetermente. Non lo dimentico mai. Con Magni e Modi fare un buco di culo. Ste cuffie nemme. Un momento, raga. Ok. Erano i due che stavano con Baldi, i suoi nipoti. Già, Magni e Modi, i figli di Thor. Mia madre diceva che gli Aesir dei peggiori. Thor è il peggiore degli Aesir. Sarà anche un pessimo padre. Non sono più bambini. Non hanno scuse. Sindri se la caverà. Non lo vedranno nemmeno. Proprio non ce la fai a trattenerti, Se la memoria non mi inganna, il trono dello Yard era oltre quel mio figlio. Serve qualcosa per passare. Guarda, qui abbiamo rotto? Sì. Allora ragazzi, sì, questa live si finirà un po' prima, però continueremo alla prossima live, ovvero quella che accadrà adesso. Continuerò nella prossima live. Intanto seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation.
Pertanto, grazie per aver seguito questa live e ci vediamo alla prossima.